Io credo di avere ancora meno argomenti di Schettino, per la verità. So soltanto che qualche mese fa sono stato contattato per scrivere questo spettacolo. Qualcuno mi ha detto: devi lavorare con Schettino. Io ho detto: ma temo che finisca in un naufragio. E poi ho conosciuto Simone, per fortuna, e ho visto seriamente che ci sono, come dire, grandi punti d'intesa nel mio modo di raccontare le cose, con un po' più di classicità, nel suo modo un po' più dissacrante. Abbiamo trovato un punto d'incontro, di permeabilità, che è l'ironia. Credo di poter dire che racconteremo una piccola storia d'Italia fatta di figurine, e l'unico rammarico, per quanto mi riguarda, è che non potrò vederlo questo spettacolo, perché sarò sul palcoscenico, ma mi piacerebbe veramente vederlo. Che stiamo combinando, Simone? Io, a parte, me lo chiedo non solo ogni giorno, ma a volte anche qualche notte mi sveglio, guardo mia moglie e dico: Bartoletti, lei non capisce ancora. Però sono estremamente fiducioso, anche perché, per quanto riguarda Marino, penso di aver fatto un'ottima scelta, sono convinto, anche perché televisivamente ho sempre gradito la sua persona. A me piacciono i contenuti forti, non i toni forti televisivamente, quindi penso di aver scelto la persona migliore. Tra l'altro, dato che è uno che gira sempre, per andarlo a vedere mi toccava fare un po' tutta l'Italia avanti e indietro. A questo punto ho detto: mo lo metto direttamente sul palco Movega dal vivo. Anche se Marino, voglio dire, si sbottona poco, perché quando parla Marino Costa è una banca dati ad alto livello.